Gaetano Prisco, neo mister del Rovigo, primo giorno a Gabrielli, emozioni? Beh, come ho già detto in più riprese, entrare dal cancello, non nello stadio, entrare dal cancello già respiri aria diversa. Cioè, per me, poi, che sono stato parecchi anni nella società, cambiare lo stesso fatto di cambiare aria e giocare, come ho già detto in altre occasioni, per una città importante come Rovigo, mi dà motivazioni fuori dal comune, sinceramente, fuori dal comune. E quindi questo sarà l'elemento trainante per me, ma anche per tutta la squadra. Mercato difficile, un gruppo nuovo, ci sarà da lavorare? Assolutamente, il lavoro sarà la nostra prerogativa, e lo dirò anche stasera nella presentazione dello staff e dei giocatori e dei dirigenti. Le nostre motivazioni non nascono dal girone, nascono dal fatto che ci chiamiamo Rovigo. Ogni qualvolta entreremo da quel cancello lì a Gabrielli, dal primo allenamento sino all'ultimo, dovremo avere motivazioni al di fuori degli altri. Il mercato è stato fatto, è stato difficile, sicuramente un mercato non facile per tante ragioni, però una cosa che sono tante favorite, forse Rovigo non lo metto, nessuno ha messo il Rovigo tra le favorite, questo tutto sommato è anche un vantaggio, però di certo noi abbiamo una squadra dove sicuramente il DNA nostro sarà tanta tanta voglia, è facile dirlo ma è così, conosco i giocatori che abbiamo preso e quindi e in allenamento e in partita faranno dannare chiunque, insomma sarà il nostro DNA questo, e su questo sono sicuro di non deludere la società. Poi chiaramente c'è un campionato, ci sono delle squadre altrettanto attrezzate, ma insomma questo fa parte del gioco. Come ho già detto anche nella chat nostra, ci meritiamo un girone così tutto sommato, no? Quindi un girone con squadre forti, ci chiamiamo Rovigo, benissimo, benvenuti, benvenuti in questo girone, a partire dalla Coppa, perché sono due derby, Monselice e Pozzonovo, due partite bellissime secondo me, ed è bello avere queste partite qua, ecco, questo è bello, cioè prendersi la responsabilità di farle.